coraggiosi che si sono dati appuntamento ad Albenga per il tradizionale tuffo di fine anno con 12 gradi all'esterno e 15 gradi in mare. Ad organizzare l'evento albenganese la Lega Navale, presso cui si è svolta la 7ª edizione del Cimento Invernale. Tra i più maturi partecipanti, pluripremiati e sempre presenti, è Elda Gianesi di Genova di 88 anni e Salvatore Lombardo di Ceriale di 82 anni. Mentre il più giovane iscritto è stato Alessandro Uguale di Piacenza di 5 anni e il più estroso Mauro Merlo di Genova vestito da Superman. In acqua anche una giovane mamma con il più piccolo partecipante ancora in grembo. L'acqua era discretamente calda. Non farà male niente, ho chiesto, tutto a posto. Lo renderà forte. Si chiamerà Mello. Vent'anni che faccio i bagni, ne ho 82 e sto bene, non prendo più un raffreddore, una bronchite, niente. E continuo così e spero di farne fino a 100 anni. Sono contento, grazie. Ne siamo abituati noi, va benissimo. E la giornata è bella e vedo che queste persone sono abbastanza coraggiose, hanno superato il quadro. E benissimo, sono contento. Oggi compio gli anni io. Tutto bene? Beh sì, cerco di dare il mio contributo a una manifestazione che oltre a essere goliardica e folcloristica è anche salutare. Perché noi cimentisti, da quando facciamo i cimenti, non ci prendiamo né raffreddori, né malanni, né tutte le gli ammenicoli vari dell'inverno. Ci divertiamo gratuitamente. Conosciamo un mucchio di persone e stiamo bene insieme. Quest'anno siamo riusciti a buttare a bagno ben 4 fiori di Carugi e questo è il frutto del ringiovanimento delle nostre leve. Roberto, Carmelo, Francesco e il sempreverde feroce che dal primo cimento è sempre stato presente. L'acqua era bagnata. Non tanto fredda, però è meglio uscire, perché sennò bisogna stare un mese poi a letto. E se ci fosse una bella ragazza si sarebbe meglio a letto, solo che se si sta a letto dopo il bagno invernale è facile stare da soli. Questa è la poesia dedicata ad Azzurro Feroce e il suo cimento del 2010. Un giorno il presidente della Lega Navale d'Albenga ci disse: bisogna che tra voi qualcuno venga. A fine anno, il giorno 30, ci sarà il cimento e per i figli di Carugi sarebbe un bel momento. Dino si alzò subito: io me ne capisco di cimento. Vengo io col secchio, la cazzuola e le piastrelle e col cimento di sicuro ne combino delle belle. Anche nel caso fosse cimento a pronta presa, state tranquilli che compirò l'impresa. Ho cimentato tutto il Carugetto in un momento, io sì che ci so fare col cimento. Ma no, interruppe Michele Basadonne, cimento con la I di Ivonne. Qui ci vuole l'uomo giusto, un uomo pesce, Azzurro, vedrete, amici, ci riesce. E fu così che cominciò l'impresa ardita e dura che Azzurro affrontò senza paura. E dopo un duro e lungo allenamento, finalmente venne il giorno del cimento. Come un guerriero nobile e testardo, scaldò i muscoli e anche un po' il lardo. Guardò poi il mare con aria di sfida ed avanzando disse: che nessuno rida. In maglia gialla e a passo molto lento affrontò l'acqua gelata, che cimento! E dalla riva un urlo salì in alto. Azzurro in mare fece un grande salto, nuotò veloce andando alla deriva, ma poi il bagnino lo riportò alla riva. E uscendo dall'acqua assai contento a tutti urlava: son duro come il cimento! E il grande Dino, ridendo a crepapelle: l'avevo detto io, per il cimento ci vogliono le piastrelle. Buon anno a tutti!